Parliamo del comune di Casalbuono, un successo per la sua amministrazione, quello di riqualificare le zone della cittadina. Di cosa si tratta? No, davvero un bel finanziamento quello che abbiamo ottenuto qualche giorno fa grazie appunto a questo decreto della Regione Campania, del settore provinciale di Salerno. C'è stato veramente un impegno enorme da parte politica, da parte gestionale, amministrativa, tutti gli uffici, insomma, perché il progetto era veramente molto delicato, importante, però ci tenevamo molto a ottenere questo finanziamento. È 1 milione di euro, quindi l'investimento è abbastanza consistente. Facciamo una riqualificazione diffusa nel centro storico, a parte le due piazze principali del centro storico, Piazza Michele Calabria e Germino Cappelli, ma anche il casale. In più riqualifichiamo 10 facciate private per seguire un percorso, diciamo, itinerario del nostro centro storico. E oltre a questo, diciamo, in misura però staccata, quindi con altri due finanziamenti, sono state finanziate 2 pratiche private, 2 ricettività extraalberghiere sempre nel centro storico, grazie a questo spirito imprenditoriale di queste 2 belle signore di Casalbuono che hanno deciso di fare questo bel investimento finanziato al 75% in questo caso, e quindi, insomma, recuperiamo 2 immobili che, insomma, avevano bisogno di una sostanziale ristrutturazione per destinarle a un'attività imprenditoriale. Veramente siamo molto contenti. Le 2 misure di riferimento sempre del PSR sono la 761 e la 642, stiamo parlando appunto sempre di investimenti del fondo del piano di sviluppo rurale, e, insomma, siamo stati veramente molto bravi, devo dire la verità, a catturare questo finanziamento, perché, insomma, era una cosa molto complicata. L'impostazione che aveva dato la Regione prevedeva, insomma, determinate caratteristiche e requisiti, li abbiamo rispettati tutti, abbiamo fatto, diciamo, una bella diffusione e partecipazione abbiamo avuto dal territorio, dai cittadini. Insomma, queste sono le migliori risposte a tante critiche, insomma, che certe volte vengono fatte in maniera veramente stupida e occasionale.